9.02 rigorosamente in diretta come ogni giorno, dunque continuiamo a riflettere come annunciato all'inizio su alcune tematiche specifiche legate alla spiritualità francescana e come abbiamo detto vogliamo in qualche maniera concentrarci su ciò che accadrà a Bologna a partire dal prossimo 21 settembre quando comincerà il 15° Festival Francescano dedicato ad una tematica molto importante a cui tutti noi teniamo, che è quella della sostenibilità. E allora questa mattina voglio dare il benvenuto a Ettore Colli Bignarelli, direttore della rivista dell'Ordine Francescano Secolare dal titolo appunto Francesco Volto Secolare, che in qualche maniera ci aiuterà a comprendere quali sono non solo le tematiche ma anche i significati che la tematica della sostenibilità porta in questo contesto che stiamo vivendo. Buongiorno Ettore, ben trovato e grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Io entrerei subito nel vivo, nel cuore del Festival Francescano, con una domanda proprio che riguarda il tema di fondo di questo festival: sogno, regole, vita. Ecco, qual è il fil rouge che collega questi tre concetti? Beh, tutto il mondo francescano in questo periodo, in questi anni, riflette sui tanti anniversari che la storia di Francesco e del francescanesimo ci ripropongono. Questo sugli 800 anni della regola è un tema particolarmente stimolante perché, come dire, c'è un'apparente contraddizione che attraversa tutta la storia del francescanesimo. La contraddizione tra la profezia, tra il grande sogno di Francesco e la struttura, diciamo così, tra il sogno e la regola, come dice bene il titolo del festival. I tanti incontri che ci saranno a Bologna ci aiutano a, mi viene da dire, dimostrare, ma dimostrare è un termine troppo geometrico per affrontare una questione così larga come invece questa, ma comunque prova a spiegare come in realtà la struttura, la regola è un aiuto al pieno dispiegarsi del sogno. È uno strumento attraverso cui quel sogno, che era un sogno inizialmente personale di Francesco, può essere condiviso da tanti. E in questo ovviamente ci sta la storia e l'esperienza dei religiosi francescani, ci sta tutta anche l'esperienza dei laici francescani come me, come noi, che siamo parte di questo. Siamo una piccola parte insomma di questa, certo, di questa storia, e siamo anche nel presente di questa storia come laici che seguono la regola che Francesco ha voluto appunto per le persone laiche che lo vogliono seguire. Hai citato, Ettore, questi importanti anniversari che tra l'altro sono anche oggetto di riflessione qui a San Giovanni Rotondo in preparazione alla festa di San Pio da Pietrelcina, quest'anno poi gli 800 anni dell'approvazione della regola e poi anche del primo presepe di Greccio. Ecco, sono, come stiamo dicendo, anche da diversi giorni qui in questo spazio, davvero degli appuntamenti importanti che aiutano a riflettere sull'essenzialità dell'essere francescano oggi. E quello che ti vorrei chiedere allora è in che modo vi state preparando a questo momento di festa che è appunto il Festival Francescano, ma proverei un po' anche ad allargare lo spettro della riflessione ai tanti altri anniversari che nei prossimi anni chi segue l'ideale di Francesco si troverà a vivere. Allora, intanto il festival, certo. Su tutti gli altri anniversari l'OFS ha un programma che si dispiegherà a cominciare dai prossimi mesi e poi andrà avanti. Noi abbiamo anche, diciamo, parallelamente a questo il percorso di vita della Fraternità Nazionale, che ha i suoi ritmi. Per esempio è entrata nel percorso di preparazione al capitolo elettivo che sarà in primavera, e avremo due assemblee a dicembre poi a marzo. Ma sul festival, intanto, perché il Festival Francescano, in che modo ci riguarda il Festival Francescano come OFS? Almeno in due modi. Uno, perché ci sono tanti francescani secolari, in particolare dell'Emilia Romagna, che sono protagonisti della costruzione e della gestione del festival. Ci sono tanti fratelli e sorelle, ripeto, in particolare dell'Emilia Romagna, perché
avvenendo, essendo nato e continuando a dispiegarsi in Emilia-Romagna, ormai da alcuni anni a Bologna, ma prima a Reggio Emilia, a Rimini, eccetera. Ci sono molti di noi che hanno collaborato e collaborano con la realizzazione annualmente del festival. E poi noi come OFS nazionale da sempre sostanzialmente abbiamo messo il festival francescano all'inizio del nostro percorso dell'anno. È un luogo dove è bello ritrovarsi, ci si ritrova in tanti da tutte le parti d'Italia. Negli ultimi anni abbiamo anche, come dire, preso la responsabilità di gestirne un pezzettino, di realizzare un momento, uno dei tanti momenti di incontro, che è il programma, che è ricchissimo e che gli ascoltatori possono trovare sul sito del festival. È difficilissimo riassumerlo, ci sono decine di incontri, centinaia di personaggi, ma lì si trova tutto. Noi ne gestiremo uno in particolare, che sarà sabato 23 in mattinata nel cortile d'onore di Palazzo d'Accursio. È un convegno che abbiamo, un piccolo convegno che abbiamo voluto chiamare dal sogno al segno, francescani secolari nel terzo millennio sui passi di Don Tonino Bello. Così accanto a Francesco ci abbiamo messo un'altra figura a cui noi siamo molto legati, perché Don Tonino è un esempio di francescano secolare. Non dimentichiamo mai che sulla sua tomba c'è scritto francescano secolare e vescovo, cioè prima francescano secolare, poi vescovo. Ed è stato ed è per noi, per l'OFS, un punto di riferimento importante dal punto di vista pastorale, dal punto di vista dell'esempio di vita. E quindi noi in qualche modo cercheremo in questo momento di ricordare anche i 30 anni dalla scomparsa di Don Tonino. Lo faremo con una serie di ospiti. Abbiamo invitato a questo momento alcuni amici che ci aiuteranno a parlare del tema. Avremo Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, avremo Giancarlo Piccinni, che è un medico ed è presidente della Fondazione Don Tonino Bello. Avremo Anna Pia Viola, che è francescana secolare e docente di filosofia alla Facoltà Teologica della Sicilia. Poi abbiamo pensato di impreziosire il momento anche con un po' di arte e di musica. Abbiamo invitato Cantiere Kairos, che è una band di musica cristiana molto conosciuta, che, come dire, punteggerà un po' lo spazio. Il tutto sarà gestito da un collega giornalista molto conosciuto, che è Piero D'Amosso. Certo. Del TG1, e niente, ci sarà l'intervento anche del nostro ministro nazionale Luca Piras. Senti Ettore, voglio farti una domanda, purtroppo il tempo corre e dobbiamo un po' stringere, relativamente al tema della sostenibilità, che è il tema portante del Festival Francescano. Voi poi, come hai avuto modo di anticipare tu, il 23 mattina animerete questa tavola rotonda sul tema appunto del sogno, legato alla figura di Don Tonino Bello, che è stato terziario francescano. Ecco, sostenibilità e pace sono due concetti, due temi che vanno, direi, di pari passo, perché Don Tonino, tutti lo sappiamo, è stato uno dei grandi profeti di pace di questa nostra età contemporanea. È venuto a mancare 30 anni fa, troppo presto purtroppo, ma ci manca la sua voce profetica. E oserei condividere anche con te una riflessione, chissà cosa avrebbe avuto da dire oggi con la situazione che stiamo vivendo. Credo che avrebbe avuto molto da dire, come ci dimostra il fatto che molti di quelli che sono cresciuti negli anni vicino a lui, con lui, e che oggi ne hanno raccolto l'eredità, parlano e come, insomma, in questi giorni, rispetto sia alla situazione della guerra, ma più in generale delle difficoltà, delle fatiche che questa nostra società italiana, ma europea in generale, certo, sta vivendo rispetto ad alcuni temi di grande importanza. Mi viene da dire oggi in particolare, anche alla luce delle notizie freschissime, insomma, di questi giorni, sul tema dell'accoglienza, mm-hmm, quindi della migrazione. Sono tutti questi temi, la pace, la sostenibilità, la capacità di accogliere le persone che arrivano, sono tutti temi su cui, secondo il nostro modo di vedere,
si gioca fino in fondo la radice dell'esperienza francescana secolare, cioè la capacità, la possibilità di scommettere nel quotidiano un'esperienza vocazionale, che altrimenti rischia di restare, se non è così, cioè se non si misura con questi temi, se non si mette in discussione su questi temi, rischia di essere una forma devozionale, di cui probabilmente non c'è nessun bisogno, insomma. Mentre invece c'è molto bisogno di una realtà, di persone, di una rete di persone che si metta in gioco sulle grandi questioni che la contemporaneità ci mette davanti. E queste che abbiamo citato sono tra le più importanti. Possiamo quindi parlare di attualità di San Francesco, cioè attualità del messaggio di San Francesco, che si fa esempio di fraternità, si fa esempio di rispetto, ecco, e anche si fa esempio di un sogno che non può vivere senza le regole. Beh, sull'attualità di San Francesco ci puoi scommettere, mi verrebbe da dire, nel senso è certamente così, o perlomeno per tutti quelli che cercano di essere figli, discepoli, fratelli di Francesco nel contemporaneo, la scommessa è esattamente questa, cioè quella di dimostrare, pur nel limite ovviamente che ciascuno di noi e noi tutti insieme abbiamo, ma di dimostrare che il grande sogno di Francesco ha qualcosa da dire all'oggi dell'uomo, delle società e del mondo, no? E ce l'ha su tanti temi. Queste questioni che abbiamo sfiorato sono probabilmente quelle dove l'efficacia e l'attualità del francescanesimo si rende più visibile. Allora Ettore, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, purtroppo il tempo corre, ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quando poi andremo un po' a raccogliere quelli che sono anche i frutti di questo importante festival che partirà, come abbiamo avuto modo di dire, dal prossimo 21 settembre, 21-24 le date da segnare. Chiedo alla regia se riusciamo anche a far rivedere il sito internet in maniera tale che i nostri amici telespettatori, grazie, possono prendere anche familiarità e andare a sfogliare il programma, e qualora fossero della zona, ecco, magari anche recarsi, perché sono tanti quelli che ci seguono dall'Emilia Romagna, recarsi a Bologna per questi momenti così belli e così interessanti anche da un punto di vista culturale. Grazie Ettore per essere stato con noi. Scusatemi, mi permettete soltanto di dare un piccolissimo appuntamento, al di là del convegno, che appunto è sabato mattina, noi saremo presenti in particolare con la rivista, cioè con la sì, nostra attività di comunicazione, rivista e sito internet, con uno stand in piazza che è facile trovare, insomma, al quale diamo appuntamento a tutti quelli che passeranno da Bologna nei giorni del festival. Perfetto, grazie ancora Ettore per essere stato con voi. Grazie. Pace e bene a te, noi ora ci fermiamo per la pubblicità, pochi istanti di pausa e poi ancora insieme.